Alex. Alex, ci cioè sei? Pronto. Lo sai, sì, che, no? Lo sai che io al mattino quando mi sveglio faccio la doccia, canto come Noemi? Uguale. Cioè, cioè quasi meglio, di la verità, ma non volevo essere così sbuffone. È una bella voce. Sai cosa faccio io la mattina? Io mi sveglio, spengo la sveglia e mi giro dall'altra parte. Ecco, sì, anch'io in realtà faccio così un paio di volte. Anche tre. Alex Aletto, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Come stai, Alex, in questo bel mercoledì mattina? Oggi mi sono svegliato almeno mezz'ora prima, sono un po' più sveglio del solito. Cioè, ragazzi, non ci si crede, perché Alex lavora di notte, cioè nel senso lavora la sera, la notte, sì, ecco. E quindi al mattino per lui mezzogiorno è un po' l'alba, no? È per quello che abbiamo, diciamo, pensato all'appuntamento sotto mezzogiorno, perché chiederglielo alle 10 sarebbe come svegliarlo in piena notte, praticamente. Abbiamo provato e non ce l'abbiamo fatta. E infatti, mi ha tirato bidone un paio di volte. Allora, Alex Aletto, il nostro esperto comportamentale, oggi ultima puntata. Chiudiamo un po' questo primo ciclo di chiacchiere che abbiamo fatto insieme. Alex ha scritto un libro, Maschietti e Femminucce, che gente, e poi ancora porta in giro per l'Italia in esclusiva l'Alien Laser Show. Show, mi piace quando dico show. È una cosa molto particolare, molto bella, e che Alex poi, insomma, come dicevo, porta in giro per l'Italia itinerante e vi fa passare una bella serata. In cosa consiste, in soldoni? Sì, allora ho messo insieme due tecnologie già usate, solo che sono stato il primo a metterle insieme, almeno in Italia, ok? Perché c'è gente che mette delle armature luminose, e l'ho fatto anch'io, c'è gente che usa i laser in un certo modo, e l'ho fatto anch'io. Ho unito le due cose perché sono stato in grado di costruire un'armatura che mi permettesse qualunque tipo di movimento. Quindi ho unito le due cose creando un'atmosfera da cinema, cosa che amo. Carino. Sì, e poi soprattutto c'è, cioè, come se voi praticamente, cioè questo gioco di luce, siete vis-à-vis con un alieno, eh? È bello vedere entrare un alieno luminoso di 2 metri che ti guarda da vicino e vedere il viso di chi mi guarda, sì, che torna, in quel momento torna bambino, lo vedo letteralmente a bocca aperta, è la cosa migliore. Secondo me c'è anche qualcuno che prende paura, posso dirti? No, però Alex, ti sto per fare un complimento, tirare una sarda, come si suol dire. Certo che se gli alieni fossero tutti come te, ben venga, insomma, no? Grazie, cioè, prego, grazie. Figurati, sono 50 euro. Allora, detto questo, oggi con Alex, così in chiusura di questo ciclo di chiacchierate, di cosa ci parli? Di cosa parliamo? Allora, intanto, stamattina la radio, la mia sveglia è una radio, ho sentito parlare di politica. Dato, non è un qualcosa che di cui ne capisca tanto, però voglio dire la mia. Sì. Durerà 30 secondi, quindi è una cosa veloce. Dopodiché parlerò di qualcosa a tema con me, che saranno le maschiette e le femminucce. Okay. Però Alex, mi raccomando con la politica, Sì, non faccio neanche nomi. È rivolta agli italiani, non ai politici. Ok, perché ho visto e ho sentito e continuo a vedere, a sentire Facebook e televisione che tutti gli italiani puntano il dito contro i politici. Ok, è vero, è gente che è stata più scaltra, è andata lì e ha cercato di rubare, e molti ci sono anche riusciti. Tuttavia, ripeto che la maggior parte degli sbagli in Italia sono colpa degli italiani, perché siamo un ammasso di pecoroni. Ci lamentiamo sempre, però il giorno dopo che ci svegliamo facciamo le stesse cose del giorno prima. Quindi tu ci vorresti un po' più rivoluzionari? Sì, un po' più svegli cambiare. In alcuni momenti? Vi svegliate? No, sempre. Anche a letto, e ne parlerò più tardi. Eccolo qua, e adesso perché parliamo. Le cose vanno maluccio. Parliamo di uomini e donne. Uomini e donne, parliamo di me e di te. No, no. In generale, uomini e donne. Allora, ho notato che ho riscosso. Hai riscosso? Un termine difficile, anche se mi sono svegliato da mezz'oretta. Allora, ho riscosso un notevole successo quando ho parlato di trasgressione e di webcam. Eccolo là. E di chat, comunque. Sì. Perché, diciamolo, adesso ci si nasconde molto più volentieri dietro un computer per trovare l'anima gemella piuttosto che uscire, anche perché la benzina costa e i locali cominciano a costare un bel po'. È questa la spiegazione? No, beh, anche diciamo, il discorso economico.
costa meno conoscere qualcuno da casa? Effettivamente sì, perché c'è una cosa molto importante, c'è l'abbondanza, ecco, questa cosa è una cosa brutta, però a volte l'ho usata anch'io. Mi fai morire da ridere, bella sta cosa, non ci avevo sinceramente, giuro, mai pensato. Io l'ho sempre, ho sempre pensato, non so, ci si nasconde dietro un computer perché stiamo diventando più timidi, forse più pigri, abbiamo paura, più paura di usare la nostra persona, no? Quindi essere presenti fisicamente, guardarsi negli occhi, invece no, è un discorso economico, vedi, ci sta anche questo. Eravamo già abbastanza timidi, sì. Solo che adesso è molto peggio perché la tecnologia ci ha fornito una maschera in più. E infatti. Che paroloni oggi. Wow, da Alex, veramente, sei bevuto stamattina un centrifugato di enciclopedia, di dizionario praticamente. Sì. Allora, per quanto riguarda ecco, una cosa molto importante di cui ne avevo parlato prima, le webcam. Sì. Ecco, voglio dire una cosa riguardo le webcam. Mm-hmm. Ok, donne, non abbiate paura di usarle, perché non è vero che esistono dei maniaci, ma se io, persona normalissima, ti chiedo di vederti in webcam, lo faccio soltanto per vedere in movimento una foto che potrebbe anche essere ritoccata. Ok. Perché mi sento dire da tutte, mi sentivo comunque quando la usavo di più, non sono una carne da macello da scegliere come i cavalli che ci guardi i denti, no, ma io voglio vedere con chi chatto, perché io sul mio, per esempio, Facebook ho 10.000 video, mentre tu hai due foto di schiena con gli occhiali, quindi fatti vedere. Scusa, ma le donne veramente ti dicono mi vuoi vedere i denti come i cavalli? Perché cioè c'è una me l'ha detto, no, per quello l'ho detto, dai, è tristissimo, sì. Ragazzi, sì, però bello, cioè, mi piace sentire queste esperienze di vita, perché poi alla fine interessano, no? Cioè, uno non è che è solo teoria, e allora ti pratica. Compri il mio libro. E tata, eccolo qua. Ci sono tutte. Quindi, donne, non abbiate paura della webcam, dice Alex. No, perché non è che sono tutti maiali, no? È vero che dall'altra parte esistono tanti maiali che magari hanno la moglie nell'altra stanza che dorme, e loro lì che vogliono tristezza, divertirsi. Ma lì è una tristezza unica. Sono dei casi, sì. Non sono rari, perché ce ne sono un bel po', ma sono dei casi. Cercate di vedere chi ha davanti, okay. Chi avete davanti, e di capire chattando un attimino. E non dite di no alla webcam. Magari all'inizio la accendete, ma la spostate a destra, così vedete prima lui, se inquadra il viso, ecco, cose del genere. Okay, cioè, dei piccoli particolari che ti fanno capire come andrà la conversazione via webcam, ho capito. Infatti, no, sarò chiaro, perché l'ultima puntata e la gente deve sapere. Deve capire. I maschietti e le femminucce che mi ascoltano hanno il diritto di sapere quello che succede fuori. Va bene, questa mi piace, anche questa. Ma scusa, ad esempio, ma è capitato che, ne so, che una donna in realtà chiedesse a te di vederti in webcam? Sì, molto più raramente, però sì. Sì. Ma lei era vestita? Ma quando io ero iscritto alle chat per conoscere, perché tutti ci scriviamo prima o poi. Anche è un modo per farci vedere. Sì, davvero? Perché no? Con tanto di foto, certo. E magari dice no, nella foto non sei tu, perché ho tutte le foto da catalogo. Allora, vabbè, accendi la webcam, mi diceva, io va bene. Okay. Poi mi vedeva e diceva, vedeva che davvero ero io. Sì, perché poi ci sono anche i furbacchiotti, no? Quelli che mettono la foto di qualche modello, di qualche bel figo, e tu dici, mazza che figo. Invece poi alla fine è Alvaro Vitali, cioè senza nulla togliere Alvaro Vitali, che è un grande amatore, niente da dire. Infatti. Sì, non lo conosco personalmente, ma ho sentito delle voci. E quindi alla webcam. Comunque, Alex, diciamocelo, è vero, social network, le chat, le community per conoscere gente vanno bene, ma uscite un po' anche di casa e andate, voglio dire, a conoscervi vis-à-vis, che insomma è tutta un'altra emozione, no? Certo, poi voi mentre, certo. Alex, quando una donna non te calcola de filo, che te torni a casa con il tuo bel 2 di picche, ma almeno è un 2 di picche materiale, non virtuale, è un'altra soddisfazione. Molto meglio, certo. E poi che ci vuoi dire? Che poi la scorsa settimana, finita la trasmissione, no? No, scusa, no, a proposito del webcam. E invece, visto che in realtà è un fenomeno abbastanza diffuso, il sesso online. Sesso online? Sì. No, è vero? Cioè, no, è vero, sì, è vero, ma è vero. E su questo come ti poni, voglio dire? Come mi pongo? Come ti poni? Uno è libero di fare... Mi pongo... Non te lo posso dire come mi pongo. Non esagerare col pongo, però diciamo che ognuno... Ascolta,
Comunque, ognuno si pone come vuole, perché insomma siamo liberi di fare quello che si vuole. C'è chi piace accendere la televisione e vedere la partita, c'è chi piace accendere la televisione e vedere... È tradimento? Se uno è sposato... Sono dei passatempi normali. Ma un attimo, no? Attenzione. Lì non so che dire, perché non me l'hanno mai chiesto se è tradimento, perché secondo me è solo una piccola trasgressione proprio per evitare di uscire, mentre ci sono quelli che mentre fanno la trasgressione magari chiedono anche il numero di telefono, e quello è tradimento. Ah, ok, quindi c'è anche l'intenzione. Ah, se uno vede solo non è tradimento, se uno chiede il numero è tradimento. Che comunque poi ricordo che siamo fatti tutti di carne, quindi sì, bisogna anche farla... di ossa. Ecco, guarda, ho postato proprio stamattina sul mio Facebook un 10 minuti fa un post dove diceva una cosa molto importante a cui non avevo mai pensato, che l'ho vista nella mia home, e c'era scritto: l'amore è trovare un'altra persona i cui demoni siano compatibili ai tuoi. Questa è una cosa che non avevo mai sentito, ma è vera. I demoni siano compatibili, quindi andiamo in noir, quindi i demoni possono essere anche quello della deve essere golosa come te, ecco. Come fai a saperlo che sono golosa, scusa? Lo so, e chi non lo sa? Ci si vede dalle foto. Ma chi non lo sa? Ne lo sa il mondo, infatti. Quindi insomma, tu dici questa comunanza tra le persone. Però io so anche che il fatto di, perché leggevo, avevo letto i risultati di una ricerca, che molte coppie che sono coppie, quindi stiamo parlando di coppie, lui, lei, fidanzato, marito e moglie, che sono lontani per motivi di lavoro, perché insomma sono fidanzati ma in realtà si sono conosciuti al mare, abitano distanti molto chilometri, che il sesso online insomma viene praticato. E fanno benissimo. Infatti. Fanno benissimo. Vabbè, perché a volte capita che la donna non è contraria a questo, perché ha quel cervello lì, scusate. Non riesco a capire il perché non vuoi. Perché se non decidi almeno vedere il tuo ragazzo, vuol dire che sei frigida ed è una malattia che va curata. Finiscila. Ma una può avere anche un po' di pudore, scusa, anche perché. Se si è fidanzati. Ma comunque ci sei davanti a una macchinetta, voglio dire, mica davanti a lui. Uno può essere. Sì, ma un bisogna po'... anche capire che se il maschietto ha bisogno di una certa cosa e te la chiede, non puoi sempre dire di no, altrimenti la cerchi altrove. È una cosa matematica. Inizia. Vogliamo avvertire anche tutto il mondo che ci sta ascoltando. Fate comunque attenzione, perché poi le immagini rimangono, sai, le ripicche, le cose degli ex, ne sappiamo di video strani girate, cose che poi dopo vengono messi in rete per ripicca. Anche su quello bisogna fare un po' di attenzione, però. Mettete le mascherine, non inquadrate le teste, sapete che avete di fronte, cercate di capirlo. Già faccio, va bene. Un'altra cosa importante, ecco, guarda. Allora, quando si trova qualcuno in chat, si sente dire questa frase obsoleta, che non si dovrebbe dire. No. Tu cosa cerchi in chat? Ecco. Se una donna, e tutte lo chiedono ai maschietti, no? Sempre le allora, donne, ce l'hai con le donne, dai, abbiamo capito. Dai. Oggi sì, perché ho parlato sempre male dei maschietti, poverini, mi fanno pena oggi. Allora, se la donna chiede a me cosa cerchi in chat, è ovvio che un maschio vorrebbe sentirsi dire: guarda, io esco con te solo se mi fidanzi. Perché voglio solo te, ti ho visto dalla foto, ti amo. Questo vorrebbero sentirsi dire. In realtà non è così. Non è, no. Più qualunque essere umano sul pianeta Terra, preti compresi, cercano il divertimento. Una cosa normale. Dopodiché, divertendosi insieme, vengono fuori le emozioni e ti spingono a volerti fidanzare con quella ragazza. Ho capito. Ma tu veramente, io voglio comprare il tuo libro, Alex. Anzi, ascolta, visto che già abbiamo questa lunga amicizia che ci lega, potresti anche mandarmelo e regalarmelo senza che lo compro, no? Ma anche no, voglio dire, sì, certo. Va bene, senti Alex, noi abbiamo cioccolato, il tempo corre, il tempo è tiranno. Quest'ultima puntata, ma poi insomma ci rincontreremo sicuramente. Adesso ti lasciamo un po' libero per il periodo dell'estate, che immagino insomma lavorerai di più. Ci diamo appuntamento a settembre, Alex. Va bene. Ma quando sei in zona vienici a trovare? Sicuramente, appena uno street vicino o comunque uno spettacolo vengo a trovare. Però voglio che vieni con tutta la tua bella armatura da Alien Laser Show. Mi entri così in radio, dai, fantastico! Bellissimo! Lo faccio. Vuoi salutare qualcuno? No.
tutti quelli che mi conoscono, alla fine voglio bene a tutti. Voglio bene a tutti. Tutti quelli come mi... Michael Jackson. Yeah. Vi voglio bene, vi amo. Ascolta, voglio bene a tutti ricordando che la maggior parte delle persone a cui Alex vuole bene sono di sesso femminile, per ovvi motivi, sì, giusto? Brava. Grazie Alex Alletto, cliccate, cercate il sito di Alien Laser Show, così avete maggiori informazioni e chiamate, che ne so, Alex per delle feste nei vostri locali. Grazie. Sicuramente sarà un tocco in più. Grazie. Grazie Alex per i tuoi consigli, quelli che ci hai dato. Prego. Durante questi mesi, un bacio grande, ci sentiamo presto. Un bacio anche a te e a tutti voi, ciao. Top Radio. Due Friuli. Top Radio.